Ci siamo! E giù! E guarda giù! Col caldo lagga pure il mondo! Andiamo a scoprire un po' di gadget per superarlo! Allora, ingresso ospiti! Ah, ah, cocco bella, cocco fresca! Signora! Era un'entrata volutamente ad effetto più del... Porco cane! Era un po' di tempo che non facevamo un'entrata d'effetto, volevo rifarla, ma non mi ricordavo più. Guarda che calico! Buonasera, gentili amici, anzi, gentili amici, buonasera, che siamo invertiti. Qua dentro sicuramente, però, oggi ritorna... Chi ritorna? Ma di cazzo! Una videatura di gadget, perché da tanto tempo che non ne parliamo, un po' di robe che ho comprato negli ultimi mesi. Cominciamo, per favore. Ci siamo! Qual è la canzone preferita dalle galline? È una questione di chimica! Chimica! Chiaro che si parte da dei ventilatori, ma un ventilatore non normale. Allora, piuttosto che ogni anno dover comprare uno scrauso coi punti del supermercato che si sfonde dopo un giorno, o fa la fine di quello del Zeb che con le ventole storte, vi consiglio questo che ha addirittura fino a 12 modi... 12 regolamentazioni di luminosità, di velocità, vabbè, soffuso. Ah, oh, eccolo qua. E come potete vedere, leggerissimo, portatilissimo, piccolo, le piccinin. Non si può estendere. Però ovviamente c'ha l'autoregolazione, 45 gradi fino a 90 gradi, addirittura arriva fino a verticale al soffitto, non si sa perché bisogna far fresco ai crocai. Ovviamente sotto c'ha tutta la pulsantiera soft touch con anche il timer, da spento ci indica anche i gradi della stanza. È molto robusto, c'ha un palo che è di alluminio. Vabbè, perché ve lo consiglio? Perché è di una silenziosità stratosferica, non scricchiola minimamente. Tanto se può fare pesi, ecco, perfetto. Veramente una roba fenomenale. Porco cane. Ma! Vi dirò di più, perché in realtà c'è quello di Xiaomi Ao, che è praticamente identico, con in più anche la base che c'ha la batteria però. Quindi potete anche trasportarlo dove vi pare, fosse per me. Comincerei ad andare col guinzaglio in giro, me lo porterei dappertutto, via. Ovviamente, signori, vi lascio tutti i link in descrizione. Vi consiglio di entrare nel canale telegrammico della Marisa. Vi prego, io e Daniele di Tripodo abbiamo bisogno di lavorare. La Marisa ci ha schiavizzati. E certo, anche a massa! Stavolta deve far perdere il conto delle affiliazioni. 550. Ma siete ancora in tempo per partecipare a dei mini giochi per vincere buoni amazzonici. Non mancate. E shh, occhio, che c'è pure il secondo canale coi petardoni. Non chiedete da dove l'ho tirato fuori. Per le vere bombarole imperdibili dovete tenere attive le notifiche. La messa è finita. Ah! Vabbè, entrate. Cerchiamo di arrivare anche a 4500 mi piacque per altre videature crisatiche. Condividete il video, ciao, va? Sync! 3, 2, 1... Lei. Allora, buonasera Daniele di Tripodo, buonasera, ciao, ciao. Salve. Pensa, mi sono pure trasferito in questa location perfetta per mostrare il Moero del mese. Eccoci qua, siamo qui pronti a fare l'unboxing del Moero del mese. Nuovissimo Saffiano Zip Black, questo qui è anche addirittura più professional di quello che ci avevo già. Molto bello, ovviamente a pertugi ovunque, potete infilare le carte. Le vostre carte ovunque. E ci avete anche un porta contanti, chiaramente, e con la clippettina qui. Ovviamente protezione RFID per tutte le carte con la pratica clippettina, per tirarle fuori tutte in maniera molto pratica. Protezione in modo che non escano. In alluminio. Pulsante in alluminio. La novità assoluta. Il buco SOS per infilare, per sicurezza, per tirar fuori le carte in caso. Questo è pellame di qualità italiano e devo dire veramente resistentissimo. Tra l'altro è zigrinato, quindi non si graffia assolutamente, ma resistono un sacco perché io ho il mio Moero da tanto tempo. Ma guarda, mi sono distrutto. Il vero pellame, il mio, hanno preso. Questo è un Moero già da un anno e mezzo, è praticamente come nuovo. Ovviamente anche zippettina per le monete e non le monade come sto facendo io in questo momento. Ah, la foto! Vi lascio il link in descrizione, saranno sicuramente in sconto per il Prime Day. Ah! Grazie alla sua importante partecipazione. Arrivederci, torniamo in studio.
Rieccoci tornati! A posto. Eccoci, avrete intravisto che a Roma c'avevo lo zainetto tattico tipico da vacanza estiva. Vi ci mettete su questo, guarda, c'avete la sacca scrodata. No, la sacca scrodata no. Questo zaino è molto carino, è semplice, piccoletto. C'avete delle tasche interne, avete una tasca esterna. Avete, porco cane. Come vedete questo è pratico, semplice ed immediato. Non vedo più niente. Arrivederci. Ma ho fatto un intrigo al nodo del capitano, ho fatto. Ve lascio il link anche di questa. Boh, andiamo avanti. Mi pare di essere come a Capodanno che se comincia a mettere il panettone dentro per lo zucchero, se va in giro per la casa così. Signori, se c'è. Se c'è un'altra cosa che uno si porta in estate in viaggio da qua di là, ovviamente powerbank, ma non quelle classiche. Questa qui è una powerbank particolare perché non avete la rottura di balle di dovervi ricordare sempre i cavi. Questa qui c'ha tutti i cavi già integrati dietro, Type-C, USB normale e Lightning, tutto appresso al chiul. Guardate qua, il laccetto in realtà è il cavo micro USB. Poi c'è l'USB-A normale e un'altra Type-C. 10.000 dubbi, ma. Eccoci qua, allora. Il mio nuovo amore, questo qui, signori. So che a molti rompe metri con sedere fissi, ma vabbè, lascia stare, che poi quante bestemmie! Ma tutto il video con questi sto facendo, adesso mi sono reso conto. Sono un po' mona. Ah, ma che luce! Compatto fuori, potente dentro. Eccala. No, a parte i scherzi, non è niente male. 10.000 BTU, vabbè, l'unità di misura. Butta tu. Fidatevi, rinfresca una stanza, insomma. Avete diverse modalità, possibilità di regolare le ventole. Ovviamente i gradi, lo swing, la possibilità di far issare le vele oppure verticale, mentre quella orizzontale dovete andare con le dita dentro e muovere proprio la plancia all'interno, però vabbè, è voluto così. Chiaramente c'è il tubo di scappamento, dovete vedere un po' voi dove infilarlo. È chiaro che io mi sono ingegnato con questo sistema tecnologico di cavi e leve, mollette che tengono ferma la tenda per non far passare aria calda dalla finestra, quindi più o meno ingegnatevi. Direi abbastanza silenzioso considerando che c'è tutto il motore qua dentro. So che quello che avevo a casa prima, il pinguino della DeLonghi, faceva. A un certo punto ho chiamato l'esorcista, l'ha benedetto con l'acqua, ha fatto cortocircuito, è morto. Ho preso questo, a mio avviso uno dei migliori, dei più silenziosi, ci sta. Lo sgabello del signor. Signori, sapete ovviamente qual è la più grande piaga, l'essere più inutile sulla faccia della terra in questo pianeta? Chiaramente le zanzare, che hanno già rotto le maronare. Guardate lì la racchetta magica, ovviamente sia per diletto personale, perché vi divertite a giocare a tennis con i loro cadaveri. Non solo, perché questa racchetta c'ha anche la base su cui poterla appoggiare, ovviamente, e quindi avere anche la luce che le attiri, e quindi diventa sia fissa sia stabile. Lasciate lì che ha le coppe tutte. Chi è che ha fatto la rostia qua in soggiorno? Che se sarà costasine brusae! No, sono le zanzare che si cucinano lì, guarda. Ma dimetti, mare, i giovani di oggi anche le attacca a fare palestra, sa? Adesso. Dieta. Beh, vai, mona, vai, magnetasi, che te sei un insetto stecco! Vara! Il menù di oggi prevede come di scampia, salsa rosa in gelatina di crodine, sede nel capperi, zucca, papaya, curcuma, trancia di stagnale fondente, mandorla, ringa, caviale, uova soffice, tanto valeva, consomme di ristretto, che poi le castagne poi profiterelle, e per concludere un cane bosco. Ah, lo spumante anche. No, proprio cane il bosco. Oddio! Ci sono delle testimonianze di un tizio. Guardate questo video meraviglioso nelle recensioni di Amazon. Funziona veramente benissimo. La nebulizzata, vaporizzata, distrutta. Nebulizzata. La zanzara. La nebulizzata, vaporizzata, distrutta. E le prende. Le prende. Le cattura. Pam 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 pam. Pam pam pam. Distrutte. Ecco a chi si è ispirato Irama col suo nuovo singolo che si chiama proprio pam 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 pam. Non vorrei essere lo speaker radiofonico che deve annunciarlo. Penso che darei le dimissioni all'istante. Grande Irama. Ma ricordiamo anche che nel bicchiere piovono 5 gocce.
E nel bicchiere piovono 5 gol. Se questa notte voglio stare da solo. Basta. Perfetto, tutto sopra il telefono, va, andiamo avanti. Un'altra cosa che può essere utile, che io ho al polso da una vita, è lo smartwatch. Questo qui è il T-Quatch Prostata 3, ma c'è anche l'Ultra adesso. Ovviamente vi posso lasciare benissimo anche altre alternative con Wear OS, però, perché può essere utile per non portarvi il telefono in acqua. Vi lasciate il telefono in riva al mare, in riva in piscina, così ve ne trovate 10. Lasciate che vi arrivino le notifiche qua, potete dare un'occhiata a colpo d'occhio anche in acqua. Vi ricolgo l'occasione per ricordarvi che in passato avevo fatto una videatura magnificistica su come migliorare le funzioni degli orologi con Wear OS, perché potete rispondere, ascoltare gli audio, rispondere con messaggi vocali anche su WhatsApp, anche su Telegram. Capirete poi tutte le varie cose che sono state consigliate in quel video. Fidatevi, ne vale la pena. Ne vale la pena che con app terze questi robi con Wear OS hanno molto, ma molto più potenziale di quello che sembra. Qua c'è una condensa, manco avesse un elefante, ma vabbè. Vabbè, comunque questo sarà più o meno il risultato. E ti faccio sapere dopo, sono al mare adesso. Comunque sì, dai, per me vale, fai così, vai. È annegato, pazienza, ne faremo a meno, ragazzi, ne faremo a meno. Dimenticavo che immergendo poi si attappa tutto con l'acqua e quello è il risultato. Si sente meglio su un citofono degli anni 80. Tant'è, comunque dai, a colpo d'occhio potete vedere le cose lo stesso. Vai, ascolta, era scusa per metterci anche uno smartphone, va bene. Abbiate pazienza, io e Daniele abbiamo bisogno di lavorare. Link in descrizione di consigli per gli acquisti. Però, era là. Come? Signori, il prossimo ed estate, se beve massa, e quindi bisognerebbe anche cercare innanzitutto non allagare la casa, ma soprattutto questa caraffa filtrante, una caraffa assolutamente molto utile per non andare ogni volta a coparsi, andare a prendere 40 kg di bottiglie ogni volta all'esce lunga. Vi risparmiate, dall'acqua del rubinetto potete filtrarla per ovviamente andarla a purificare un po' meglio, anche se già quella del rubinetto, sto facendo tutto un discorso ambientale, ma io sto facendo un disastro ecologico. Permettete, io vado avanti. Se te va avanti così te serve un catetere, eh? Se ti ha bisogno di così tanta acqua, te fa prima infilarti un idrante super culo. C'è un filtro che tu sta tu metti questi qua, li cambi, ogni tot li metti e li cambi. Questo qua dura un mese, un filtro dura un mese, ve ne danno già 6 in confezione, andate avanti 6 mesi. Vabbè, volevo dare anche un consiglio extra, ecco, aspetta, cambiamo. Carissimi, una genialata, se volete iniziare anche un pochino voi a magari arrasarvi leggermente con la macchinetta, fare un po' di operazioni di test sulla vostra capigliatura, c'è lo specchio a 360, visto che i cavei marsi cresce anche dopo, appena mettete fuori un piede fuori dal barbiere, basta, già come prima, uguale. Comunque è utile, soprattutto quando vi svegliate la mattina subito per avere un bel risveglio, dove non solo vi ritroverete di fronte a una visione oscena frontale, ma pure anche una a sinistra e un'altra a destra, quindi triplo scioppone mattutino. Ma ricordate che c'è sempre chi è messo peggio. Mancano 3 minuti di là, la batteria di lei scarica. Finire il video, gentili amici. Mi raccomando, fate sapere se vi è piaciuto qualche gadget. Se ne comprerete alcuni, se ne avete da consigliare, consigliateli, fate quello che volete. Signori, è stato un dispiacere. Sto grondando male. Ma sai quanto me ne frega? Basta! Pensavo fosse meno. Ma prima l'ho versata quasi tutta sul bicchiere. È il riassunto della mia vita. Buon bricaggio a tutti, entrate nei canali, mi raccomando, Telegram. Siete ancora in tempo, provate a vincere. Buon bricaggio a tutti e se vedemo ad un prossimo video. Fammi buttare in te la piscina qua del Sesto San Giovanni, va. Oh, fidersi. Hehehehe